Insieme a Turbo e a Blaziken 68 più 1, oggi dobbiamo scoprire ogni singolo personaggio degli anime guardando solo i suoi occhi. Ci okay, siete? Ciao ragazzi, ciao! Ciao ragazzuoli! Allora, primissimo. Eren Yeager! Ma si può dire subito così? Sì, stavo ragionando. Ma lui è partito, vabbè. Infatti, Eren. Poi ragazzi, diteci alla fine secondo voi chi ha vinto, eh? Light Yagami! No, Mogi l'ha detto prima. Bro, o aspetti il VAR oppure niente. Assolutamente. Sì, Gianfranco non l'ha detto proprio, un altro po'. Ma l'ha detto. Certo che l'ho detto. Tanjiro! Detto prima io, bro. Attacca, bro. È vero. Ma che bello. Allora, che ansia. Va troppo veloce però, È ansiosissimo. Goku sei estinto. Detto io. Ho detto io. Ho detto solo Goku. Ma che c'è? Non è Goku. Bro, ma che vuol dire? No. Dai, è Goku, vedi, non c'è scritto Goku 3 Steam. No, bro, non vale. È Hinata. Ma bro, lo stavo per dire. Bro, lo sto seguendo. Lo sto seguendo a IQ. Let's cavolo. Go. Ma dopo si complicherà, questa è versione facile. Un maronna mio. Lelluccio. Lelluccio, vero? Lelluccio Bamberuccio. Lelluccio nostro. Bro, devi sapere. Bamberuccio. Ma no, oh! Ma che... Ok, abbiamo interrotto per una pubblicità, ragazzi, ma... è lui, è Lelluccio nostro. Oh, ragazzi, sto spaccando. Sasuke! Madara! È Madara. No, mi sa vediamo? Che è Sasuke questo. È Sasuke! Ah, provalone! Perché c'aveva il sangue, Sasuke. Provalone! Meliodas! Mamma mia, fra, per un millesimo di secondo qua mi stunnate. Raga, so io. Da qua Gianfranco, secondo me. Va bene, Gianfranco. Ci sta, va bene. Kaneki, bravo. Vabbè, ma qua. Kaneki, bravo. Vero. E poi lui è quello che odia Tokyo Ghoul, Lui è quello che L'ho riconosciuto proprio perché non mi piace proprio. Ma no, secondo me lo devo rivedere. Gojo Satoru! No, ho detto prima io, bro. Ma che dici? Ho detto prima io, bro. Ma tu sei matto? Bro, controlla il VAR. Ma questo è matto proprio, bro. Tu sei matto dritto. Dove non batte. Dottor Stone, come si chiama? Bravo, sì. Non mi viene. Sì. Stone. Dai, ci siamo capiti. Ma mi sfugge proprio. Vabbè. Senku. Questa non è buona, allora. No, non è buona. No, è buona, peggio dei casi. Raga. Questa è. Bravo, questa è. Elsa? Di Frozen? No, bro. Mamma, che bello! Ma questo è matto! È matto! Di Fairy Tail. Bro, mo già non li azzecchiamo più, manco una. Solo con Verisi era fattibile. Oddio. No. Sì, raga, io so un boomer di questa roba, ve lo dico. Sì, vabbè, ragazzi, possiamo chiudere il video questo qua. Ma questo mica... quello di Fairy Tail. Ma che? Ma questo è quello là di My Hero Academia. Bravo, wow, il Shoto. Shoto. Ya, Gianfranco gliela diamo questa. Come si fa, ragazzi, questo. E questo chi è? È questo. No, io... è di. Oddio, è quel teschio. Il One teschio Punch di Man. Overlord. No, bravo, Mirko. Bravo. Dai, ci sta. Gliela diamo. Oddio. Aspetta, quest'occhio così. Ce l'ho presente, ma non viene, però. A me non mi è nuovo. Sword Art Online, vabbè. Sì, perché la terza. Sì, però questa è buona per me, però. Ichigo Kurosaki. Veramente Ichigo? Io mi ricordo che faceva questi occhi così. Sì, quando diventa Hollow. Forse in qualche parte. Ah, ok. Ma tu hai capito a Mirko che mo si porta la vittoria a casa oggi? Ma sicuro, sì. Bro, mi sto squartando proprio. Kagegurui! Kagegurui, brava. Cioè, di che sarebbe? È quella che sta tipo facendo. Quando si tratta di queste matte, io. Diciamo, ma voi avete dato l'anime, però qui. Vabbè, sì, dai. Okay. Questa quella di. Seven Deadly Sins. Come si chiama? Sì. No, non penso sia lei. Cristina D'Avena. No. E infatti è Rem di ReZero. Me la ricordavo. Ma di Seven Deadly Sins. Il nome sfuggiva. Non può essere di nuovo. Kurapika. Rapido. Sì, mi sa che ha sgamato Gianfranco, No. Mattissimo, Chanspring! No, bravo! Manca. È il prossimo anime che devo guardare. Maronna mia, aspetta, io questo ce l'ho presente. No. Questo...
Ma no, non mi viene proprio. No, 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 scherzavo. No, la saggio proprio. Non so che cosa sia. Oh, questo è Medium, No, Hunter Hunter, mi sa pure questo. Allora, se Hunter Hunter veramente, però te la do per buona, io te lo dico. Può essere? Abbandono. No, no, non credo proprio. No, Death Parade, bro. Ma no. Secondo me qua non è che li scambiamo tantissimo, altri, da qua in poi. Un po' più. Questo mica è sempre Seven Deadly Sins. No, comunque ma questo è quello di... No, sai che no. Charlotte, per esempio, vedi questi... Ma chi lo conosce, perdonami. Però vi dico la verità... Però, raga, bisogna anche metterla su questo punto. Sono anime un pochettino più d'elite, ok? Non è il classico... Ma non tutti. No, guarda che per Charlotte, esempio, non tutti. Infatti è quello che ho detto prima. Io sono molto boomer a livello di anime. Molto. No, ma sai che cos'è? Uno conosce i principali, poi qualcuno di nicchia, poi ci sono alcuni che magari vanno forte, ma sai, sono per gli appassionati di anime che... Cioè, magari passano molte ore della giornata a vederli. Anche questa, bro, è di qualche anime strano. Io sono proprio imbumerito qua. Dagangrandrompa, cioè, è un po' difficile anche a farli questi, Vedi, questa secondo me la conoscete, no? No, Ayam Atomic? Non penso che sia lui. Ma gli sta uscendo pure qualcosa all'occhio, secondo me. Bello però, oh, ma che è? Vedi che Kai Sensen purtroppo ci manca, ragazzi. Si vede pure qualcuno. Questo è Summertime Rendering? Giuseppe, ma sei serio? No, è proprio Banana Fish, niente. Banana Fish. Però Giuseppe, aspetta. Pure questo è un anime che ti dovrebbe piacere. Ma smetti, astumandito. Questo belli, è... questi occhi, oh, belli. È il maghetto... Il maghetto è Butler, di... qualcosa che c'entra... No, Kuroshitsuji. Vabbè, sì, ma sì, questo incomincia a essere... Però bello, io mi però, voglio vedere Very Hard... Guarda che belli pure questi. Ma io ormai sto valutando gli occhi, la bellezza aspetta degli occhi. Aspetta un momento, questo... Bellissimi, oh. Questo è Time O'Clock. Data Live, Data Live. Ci mancano proprio. Comunque, ragazzi, cioè, ormai... Scriveteci nei commenti se voi ce l'avete, tutti questi. No, questo questi, io lo ma... conosco. Questo io lo conosco. Vai, Broski, buttala fuori, buttala. No. Ah, boh, questa era già più facile. Kuroko no Basket, l'ho pure visto. Perciò lo conoscevi. Questo ce l'ho presente, Fra. Ma che occhi belli sono, veramente, c'ha ragione Gianfranco. È vero, è vero. Beh, siamo passati dall'indovinare l'anime a fare il rating dell'occhio. Sì, comunque farei notare una cosa, Giuseppe. Abbiamo indovinato fino a Easy. No, era very easy. Questa è di One Punch Man. La ragazza di One Punch Man. Bro, ninja. Vediamo. Serio? No. Ma invece proprio no, bro. No. Non conosco Free. Mi sembra sto Free, niente da fa. Bro, ma il video si conclude qua. Ma per ma me scusami. Possiamo anche concluderlo qui, bro. Ti dico la verità. Portiamola avanti per vedere. Questa forse già più poteva essere possibile, no, ragazzi? Sì, vai. Ma quello è Bunny Senpai. Qualcosina. Questa, diciamo che un ecchi, secondo me lo potrebbe essere. Vorrei più qualcosa di ecchi. Qua, che non sa mai. Mushoku Tensei, io pure l'ho visto. Mushoku Tensei. Tu l'hai visto pure, ma scusami, bro. Bro, ma non è che mi cioè, sto tu li vedi, gli li vedi, ma che vedi, perdonami. Se rindovinavo no! Scherzo. Ah boh ragazzi, vabbè, questa vabbè, è vabbè, la mia vita. Vedi ancora. Oh, magari esce veramente qualcuno che acchiappiamo. Questo è pure un po' a bassuccia qualità, ci questo siamo tanto. Questo è Mob Psycho, dai. Può essere che sia qualcosa di vecchio. Però è un peccato perché a un certo punto ne mette troppi, diciamo, sai, di nicchia. Questo è qualcuno con gli occhiali. Ma questo non è Musan? Ma non penso proprio. Non però. Credo. Per esempio, guarda, ci qui. Manca. Guarda chi ci manca. Ci manca. Qua una critica va fatta. Ci manca Demon Slayer. No, vabbè, c'era, ma c'era. Ma metti più personaggi. Bravo. Metti più personaggi, metti il protagonista. Ci sono, per esempio, gli occhi di Rengoku, no? Sono molto particolari in Demon Slayer. Ci sono altri occhi di altri personaggi, che sia Dragon Ball o altri. Questo è Villand Saga. Occhio, perché sicuro? Può essere, No. Vedi, ci manca pure Villain Saga. C'è Yojo Senki, ma manca Villain Saga. Se poco poco acchiappiamo uno di questi ultimi. Oh, manca, me, per esempio, che ti voglio dire? Manca Gans, manca... Jojo, manca. Manca pure Jojo, mancano altre cose importanti. Ma in Academia c'era, ma un solo personaggio per uno. Vediamo, Gianfranco lo vuole sapere, come se mai vedessimo quest'anime. Orimia, vabbè, già più mi è capitato di sentirla. Però sono molto deluso, ma non tanto da noi, quanto più dal video, perché avrei voluto cose, diciamo, altri personaggi di Dragon Ball, anche più difficili li potevano fare.
magari ci più personaggi, magari la difficoltà, anziché andare sulla difficoltà, perché qui mi sembra che la difficoltà vada sull'anime meno di nicchia, e invece dovrebbero fare una difficoltà fatta sui personaggi secondari, ma comunque esatto, di anime sempre magari quell'occhio lo fai vedere in maniera un po' più così, senza far capire troppo, magari Vegeta che è facile, però lo fai vedere un po' di sfuggita. E vabbè, ragazzi, peccato. Voi che ne pensate di tutta sta storia? Scrivetecelo nei commenti. E se volete altri bro, video, dovresti dire chi ha vinto, cortesia. Ragazzi, allora, vabbè, non lo volevo dire. Grazie per questa vittoria e alla prossima. La foto finale con la coppa e tutto il resto, ok? Ok, mi metto in posa. Puoi mettermi, photoshopparmi la coppa in mano. Non penso. Va bene. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao raga.